Ciao ragazzi, buon lunedì, bentornati a una nuova lezione di basso in pillole. Oggi parleremo di sedicesimi, accenti sui sedicesimi, ghost notes e sincopi, che non sono i malanni che ti prendono dopo che ti sei fatto tutto sto studio, ma sono delle figure musicali. Allora, partiamo appunto dai sedicesimi, quindi dagli accenti sui sedicesimi e dallo spostamento degli accenti, per poi arrivare praticamente alla fine alle sincopi. Allora, come faremo questo studio? Allora, praticamente vedrete, mentre eseguirò l'esercizio, vi compaiono appunto delle slide con le figure ritmiche che sto affrontando. Praticamente ho suddiviso l'esercizio in 11 parti, quindi le vedrete proprio in tempo reale. Naturalmente, per facilitarvi la comprensione, non utilizzerò il metronomo, in modo da farvi ascoltare bene dove cadono gli accenti e quello che accade. E quando poi vi rieserciterete a casa, naturalmente questo esercizio dovete per forza di cose farlo con il metronomo. Quindi partiamo dal primo esercizio, 4 sedicesimi praticamente, come potete vedere la slide numero 1, partendo appunto, cioè in questo caso abbiamo anche la tablatura, e se qualcuno volesse il file intero o il file in GPX, quindi per Guitar Pro, sarà disponibile poi direttamente sul sito, quindi basta andare a cercare questa lezione. Partiamo allora dal primo esercizio, 4 sedicesimi con accento sul primo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, e questo l'avevamo già visto anche in altre lezioni. Passiamo al secondo esercizio, quindi 4 sedicesimi con accento sul secondo sedicesimo. Ok? E fino a qui andiamo abbastanza rapidamente. Terzo esercizio, 4 sedicesimi con accento sul terzo sedicesimo. Come potete vedere, io cerco anche di sorfeggiarli vocalmente in modo da avere anche più chiaro in mente quello che sto facendo. Quarto esercizio, 4 sedicesimi con accento sul quarto sedicesimo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? E fino a qui è un argomento che bene o male avevamo già visto. Cominciamo con degli altri esercizi che ho preparato che poi ci porteranno a suonare nella maniera più semplice la sincopa. Allora, primo esercizio, parliamo della riga, quindi diciamo del quinto esercizio rispetto agli altri. Primo e terzo sedicesimo accentati con il secondo e il quarto praticamente, che sono delle ghost note. Quindi cominciamo a mischiare le note suonate con le ghost e gli accenti, quindi stiamo controllando tre aspetti, non più due come era prima. Quindi questo è l'esercizio. Ok? Quindi accento sul primo ghost, accendo sul 3, ghost. Ok? E andiamo all'esercizio successivo, è esattamente il contrario, quindi abbiamo in questo caso la ghost sul primo e sul terzo, mentre l'accento e le note sono sul secondo e sul quarto, quindi l'effetto sarà questo. Ok? Naturalmente preso poi a loop da proprio questo effetto qui, dove il primo colpo ce l'ho proprio, il primo accento forte dell'uno ce l'ho sulla ghost. Andiamo avanti, esercizio, accento sul primo e quarto sedicesimo, dove il secondo e il terzo sedicesimo sono sedicesimi suonati, quindi l'effetto, cominciamo a avvicinarci a quello che è l'ambiente sincope, diciamo. E l'effetto sarà questo. Ok? Dove ho ribattuto l'ultimo sedicesimo della battuta, il primo sedicesimo, scusate, della battuta successiva. Lo faccio riascoltare. Ok. Andiamo invece all'esercizio successivo, dove a differenza delle note suonate sul secondo e terzo sedicesimo, in questo caso ho le ghost, quindi diamo una pressione ritmica, diciamo, maggiore. Faccio riascoltare. Ok,
Esercizio successivo, in questo caso suoniamo primo sedicesimo, secondo e terzo in con Ghost, e il quarto sedicesimo presenta l'accento, quindi l'effetto sarà questo. Ok? Faccio risentire. Ok, dove naturalmente l'accento più difficile è quello sul quarto sedicesimo. Ok? Andiamo a finalmente riapprocciarci alle sincopi. Quindi, avendo fatto, diciamo, tutto questo esercizio sullo spostamento di sedicesimi, soprattutto nelle ultime parti, primo e quarto sedicesimo, dove il secondo e il terzo erano o note sonate o coste, adesso il secondo e il terzo sedicesimo li uniamo e li facciamo diventare un'ottava. Quindi la figurazione sarà questa. In questo caso, appunto, sto suonando tutte le note per come ve le ho, diciamo, le state leggendo direttamente voi. Invece nell'esercizio, nell'ultimo esercizio, la differenza sta praticamente rispetto al 2, dove l'ottavo è completo, che ho inserito una pausa di sedicesimo fra diciamo all'interno della sincope per dargli una sensazione ritmica maggiore. Quindi praticamente avremo primo, secondo e quarto sedicesimo, dove il terzo in pausa. Praticamente, se noi vogliamo assimilare, diciamo, proprio quello che è il concetto dell'attimo di intervento, quando noi suoniamo il secondo sedicesimo all'interno del gruppo di quattro, praticamente stiamo avviando quella che è, diciamo, la figura ritmica che, se dura un ottavo, appunto andrà a completare praticamente la sincope, tenendo presente che noi suoniamo primo e quarto sedicesimo. Se invece gli inseriamo una pausa, la figura cambia, ma l'attimo di intervento, quindi il momento in cui io devo suonare gli accenti, praticamente è sempre lo stesso. Quindi l'effetto sarà questo. Ok, rispetto a prima che era... Come sentite, nel primo caso, quando ho la sincope, è tutto molto più legato per effetto di quell'ottavo centrale che è, diciamo, la somma fra secondo e terzo sedicesimo. Quindi abbiamo fatto proprio un excursus partendo dai sedicesimi, dagli accenti sedicesimi, inserendo le ghost, spostando gli accenti, fino ad arrivare praticamente all'esecuzione della sincope. Come avevo detto, praticamente questo esercizio, se volete il PDF o comunque sia anche il file GPX, quindi Guitar Pro, per chi lo utilizza, sarà disponibile direttamente sul mio sito, che è www.angeliciluca.com, per chi non dovesse saperlo. Naturalmente, come ogni lezione, se la lezione vi è piaciuta e vi è stata utile, ricordate di lasciare un like, e se vogliamo appunto proseguire l'argomento e andare magari anche a più a fondo, ricordate di commentare, così magari possiamo anche inserire nuove variazioni, nuovi accenti, nuove ghost, e andare anche a vedere magari dei concetti che potrebbero non essere stati chiari. Bene, detto questo è tutto, non mi resta che salutarvi. Finalmente sono riuscito a fare un esercizio con la tablatura, il primo in tanti esercizi che ho postato, visto che in molti me lo chiedete. Adesso i prossimi esercizi farò in modo anche di lasciarvi questo, diciamo, indicazione, non, anche se non è la mia preferita, comunque mi rendo conto che possa essere utile a molti. Bene, buona settimana a tutti ragazzi, e buona musica come sempre. Ciao Luca!